andiamo subito alla presentazione di tutte le partite, cominciando proprio dall'anticipo di A. Campo principale dunque il Dacia Arena di Udine per Udinese-Roma. Giude Delfino. Roma che è appena uscita dalla crisi che la squadra di Francesco ha avuto, due vittorie consecutive per i giallorossi, però ottenute contro le ultime due in classifica, il Verona e il Benevento. Cercherà conferme questa sera di Francesco, o meglio questo pomeriggio di Francesco, contro un'Udinese rigenerata dalla cura Oddo, da quando il mister Pescarese è arrivato sulla panchina a posto dei neri, ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Cominciamo proprio dall'Udinese che giocherà con un 3-5-2, manca la Lasagna, mancherà per parecchio tempo e Oddo non ha scelto Maxi Lopez come si pensava alla vigilia, ma Perizza nel ruolo di centravanti, e con lui in attacco ci sarà l'argentino De Paul. Per quanto riguarda i centrocampisti, il centrocampo sarà a 5 con Widmer e Ali Adnan sugli esterni, in mezzo giocheranno Barak, Berami e Fofana. I tre della difesa davanti a Bizzarri saranno Strigger, Larsen, Danilo e Samir. Risponderà la Roma con un 4-2-3-1, in porta Allison, difesa con gli esterni Florenzi a destra e Juan Jesus a sinistra. Kolarov tira un po' il fiato perché c'è la Champions mercoledì contro lo Shakhtar in Ucraina, e dunque Kolarov sarà in panchina e al suo posto giocherà a sinistra Juan Jesus. I centrali sono Manolas e Fazio. Per quanto riguarda i due di centrocampo, Pellegrini e De Rossi, che rientra assieme a Nainggolan rispetto all'ultima partita, Nainggolan che invece giocherà sul fronte offensivo assieme a El Shaarawy. Under, il turco che ha tolto la Roma dalle sabbie mobili con 3 gol nelle ultime due partite, tutti decisivi per le vittorie contro Verona e Benevento, e in attacco ci sarà Edin Dzeko che sin qui ha segnato 11 gol. Arbitrerà la sfida Di Bello, lo stadio è pieno, la giornata è abbastanza buona, ci sono circa 9-10 gradi di temperatura. Come è noto non ci sono i tifosi della Roma, o meglio ne vediamo una ventina alla nostra destra. Per ora è tutto, a te Corsini. Udinese Roma. Siamo al minuto numero 4 nel corso del primo tempo, 0-0 punteggio tra Udinese e Roma nel periodo non collegato. Proprio poco fa lancio dalla tre quarti centrale e in area di rigore sul filo del fuorigioco, El Shaarawy è arrivato con un attimo di ritardo alla deviazione vincente, e poi sicuramente ci sarebbero stati dubbi e probabilmente anche il VAR per stabilire la posizione di eventuale fuorigioco da parte del Shaarawy. Sta di fatto che comunque questa è stata la prima palla gol creata in questi primi 4 minuti di gioco dalla squadra di Di Francesco, con il lancio centrale, ripetiamo, per El Shaarawy che è arrivato con un attimo di ritardo alla deviazione vincente. Adesso l'Udinese avanza sul settore centrale del campo con il tentativo da parte di Barak, l'apertura sulla sinistra, può andare al cross in questo momento all'esterno di sinistra Adnan, Ali Adnan, ma il pallone viene respinto dai difensori della Roma e finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco fuori dell'Udinese che si incaricherà di battere lo stesso giocatore iracheno, con palla all'indietro per Fofana che poi però la perde e la Roma può partire in contropiede molto rapido con El Shaarawy. L'apertura a destra per Under che entra in area di rigore, converge verso il centro, un'altra finta, pallone sul sinistro e pallone che termina fuori con la deviazione però da parte di un giocatore dell'Udinese, e dunque calcio d'angolo che verrà battuto a favore della squadra giallorossa che si è resa pericolosa con questo contropiede, azione centrale da parte di El Shaarawy. Il tutto era nato da un errore in disimpegno, avevo detto Fofana, invece era Samir che aveva perso il pallone, è andato via El Shaarawy in contropiede. Bella l'apertura a destra per Under che con una serie di finte ha cercato la conclusione, ha provato a cercare la conclusione portandosi il pallone sul sinistro. Il tiro era indirizzato all'angolino basso, ma c'è stata una deviazione fortuita da parte del giocatore dell'Udinese che ha evitato il peggio. Torniamo a Udine. Calcio di punizione per la Roma, siamo al 10° minuto, pallone che viene calciato all'interno dell'area di rigore, colpito di testa da un giocatore dell'Udinese che allontana il pallone stesso. Si trattava nella circostanza proprio di Perizza che nel periodo non collegato ha avuto una clamorosa palla gol per portare in vantaggio l'Udinese su uno sventurato retropassaggio di Juan Jesus. Palla gol di Perizza, Juan Jesus non si accorge che c'era l'attaccante bianconero, il croato, davanti a lui, e passa il pallone all'indietro per Allison che è bravissimo a intuire l'errore, a leggere nel pensiero di Juan Jesus nel momento esatto in cui il giocatore brasiliano stava per passare all'indietro. Esce Allison e riesce ad anticipare davvero per un millimetro l'attaccante croato dell'Udinese, spazzando in fallo laterale quando ormai la frittata da parte di Juan Jesus sembrava fatta. Juan Jesus per Nainggolan, poi ancora Juan Jesus che spazza via il pallone, un rimpallo sempre per il giocatore belga che apre il gioco completamente dalla parte opposta dove scende Florenzi, discesa dalla Roma con Florenzi, largo a destra c'è Under che riceve il pallone, entra in area di rigore il giocatore turco, pallone sul
sinistro, attenzione Under, la conclusione Bizzarri, riesce a respingere il pallone con i pugni in fallo laterale, 0-0 il punteggio, palla gol per Under che, lo ricordiamo, ha deciso le ultime due partite che la Roma ha vinto contro il Verona e contro il Benevento. Si sta confermando in uno stato di grazia il ventenne giocatore turco con la maglia numero 17, fallo laterale a favore della Roma, 24 minuti sul cronometro, 0-0 il punteggio. Torniamo a Udinese-Roma. 27:40 sul cronometro, sempre 0-0 tra Udinese e Roma, nulla di particolare da segnalare nel periodo non collegato, un paio di giocate molto belle da parte di Under della Roma, in grandissima forma il ventenne turco, dall'altra parte a mio avviso il migliore in campo dell'Udinese è Fofana, che questo pomeriggio il giocatore ivoriano sta veramente facendo grandi cose in mezzo al campo, sembra la fotocopia di Pogba, del Pogba migliore, dei tempi migliori della Juventus, è proprio lui che va al destro, conclusione che termina di poco al lato, attenzione alla Roma che parte con Under, cross dentro bellissimo, ma nessuno raccoglie, pallone che viene rincorso da Nainggolan, recuperato dal giocatore belga all'altezza del lato corto dell'area di rigore, si porta il pallone sul destro, cross dentro, Under rovesciata, pallone alto sopra la traversa, che giocatore questo turco della Roma, pallone che finisce fuori alto sopra la traversa nel periodo non collegato, grande azione di Nainggolan che dalla fascia si beve il difensore, entra in area di rigore, palla all'indietro per il Sharawi, sinistro, piatto sinistro con il pallone che finisce veramente a pochi centimetri alla destra della porta difesa da Bizzarri, che nulla avrebbe potuto. Settimo minuto del secondo tempo, sempre 0-0 tra Udinese e Roma, ma nel periodo non collegato, proprio un minuto fa, colossale palla gol per l'Udinese su una distrazione di Florenzi, che non sta giocando affatto bene oggi, già il terzo errore che commette l'esterno della Roma, che adesso si fa andare via sul settore sinistro del campo, l'attaccante, o meglio l'ala Ali Adnan, che lo ha attaccato lì sulla fascia e se l'è bevuto, dicevamo palla gol colossale per Perizza, perché Florenzi si è addormentato su un fallo laterale che è stato battuto dall'Udinese, Florenzi è rimasto fermo reclamando il fallo laterale sulla rimessa in gioco, Perizza ovviamente era davanti a tutti ma non vale il fuorigioco sul fallo laterale, quindi si è ritrovato solo davanti ad Allison, in realtà aveva anche Juan Jesus, lo ha dribblato con il sinistro, dopodiché quando era il momento di battere a rete, Allison strepitoso è uscito su di lui ed è riuscito a deviare il pallone con la punta delle dita, sicuramente un po' lento nella circostanza Perizza, però strepitoso Allison che ha effettuato una grandissima parata. Adesso la Roma, attenzione in area di rigore con Under, il dribbling a destra, il cross in mezzo e c'è quasi l'autogol da parte del giocatore dell'Udinese che manda il pallone in calcio d'angolo facendo venire i brividi al pubblico, perché tra l'altro il pallone è finito sui cartelloni pubblicitari dietro la porta e poi è gonfiato la rete al contrario, dando l'illusione ottica dell'autorete. Si trattava di Ali Adnan che è riuscito a intervenire in scivolata sul cross raso terra da parte di Under che era destinato ai piedi di Dzeko. Fallo laterale a favore della Roma che verrà battuto tra qualche istante, ha il pallone tra le mani Juan Jesus che lo lancia lungo nella zona di Dzeko che controlla con il petto sempre all'altezza dell'out, appoggia nuovamente il pallone all'indietro, riprende, recupera il pallone, fa tutto da solo, entra in area di rigore, attenzione Dzeko, la conclusione fuori di pochissimo, deviata forse da un giocatore dell'Udinese ma era libero in mezzo Under che reclamava il pallone, evidentemente Dzeko, visto che si riprende con una rimessa dal fondo, ha fatto tutto da solo, ma qui poteva dare palla in mezzo a Under che era, non dico solo perché era marcato comunque da Danilo, ma sicuramente Dzeko poteva dargli il pallone, evidentemente si è sentito nelle possibilità di poter concludere, il tutto era nato da un'azione di fallo laterale e Dzeko praticamente è partito dalla linea dell'out ed è entrato in area di rigore e seppur circondato tra i giocatori dell'Udinese in qualche modo è riuscito a superarli, si è presentato davanti a Bizzarri da posizione molto defilata e con la punta del piede ha mandato il pallone sull'esterno della rete. Udinese-Roma. Siamo al minuto 24 e la conclusione in rete, il vantaggio della Roma con Under, con un sinistro preciso, ha battuto Bizzarri, il pallone gli era stato servito dai centrocampisti, colpo sicuro con il sinistro e pallone che si insacca nell'angolino alla destra di Bizzarri, ancora lui, ancora Under, decisivo dopo le vittorie contro il Verona e contro il Benevento, match winner anche per quanto riguarda questa sfida con l'Udinese, almeno fino a questo momento, preciso il suo sinistro che si insacca alla destra della porta difesa da Bizzarri. Dunque Roma in vantaggio 1-0, il gol di Under, linea ad Empoli. Dunque Roma in vantaggio per 1-0, ancora lui, ancora Under che ha segnato il quarto gol nelle ultime tre partite con la maglia della
della Roma sta diventando un giocatore fondamentale, ha sbloccato il punteggio al 25esimo minuto, preciso il suo sinistro, ha penetrato all'interno dell'area di rigore, pallone che viene perso all'Udinese che sembra aver accusato il colpo del vantaggio della squadra giallorossa, realizzata questa rete del vantaggio da Under che ha ricevuto il pallone all'interno dell'area di rigore, ha visto la porta, ha visto l'angolino libero a sinistra, ha lasciato partire una conclusione dal basso verso l'alto che si è insaccata alla destra della porta difesa da Bizzarri, gran gol quello di Under, di precisione, di potenza, un sinistro velenosissimo il suo. Un tentativo al 43esimo, il raddoppio della Roma con Perotti proprio al 90esimo, Udinese 0 Roma 2, a te la linea. Quarto gol in campionato per Diego Perotti che è entrato in campo 10 minuti fa al posto di El Shaarawy e ha realizzato il punto del 2-0 che di fatto chiude l'incontro perché l'arbitro ha concesso 4 minuti di recupero, un minuto se n'è già andato, quindi mancano 3 minuti alla conclusione, Udinese 0 Roma 2, Under al 25esimo, Perotti al 45esimo del secondo tempo, negli ultimi 20 minuti due colpi letali per l'Udinese e la Roma sta portando a casa la terza vittoria consecutiva di questo campionato giallorosso, in questo momento terzo in classifica a più 2 sull'Inter che però giocherà tra poco alle 20:45 contro il Genoa. Finale della gara Salernitana 0 Pro Vercelli 0. Finale anche a Udine, Roma batte Udinese 2-0. Torniamo a Udine da Delfino per un commento su questa vittoria esterna della Roma. Sì, una vittoria non facile questa per la Roma perché ottenuta contro l'Udinese di Massimo Oddo che stava ottenendo ottimi risultati, che continua comunque a dimostrare il proprio valore, la propria bravura, perché oggi in situazione di emergenza senza Lasagna si è dovuto arrangiare lì sul fronte offensivo, certamente il peso di Perizza non era lo stesso del bomber udinese, la cui assenza si è fatta sentire. La Roma ha giocato una buona partita, le è mancata il colpo del KO almeno fino al 25esimo della ripresa, colpo che è arrivato dal solito Under, questo ventenne turco che aveva già deciso le vittorie della Roma contro il Verona e contro il Benevento ed è il match winner anche della partita di questo pomeriggio al Dacia Arena, il sigillo l'ha messo poi al 90esimo Perotti su assist di Nainggolan. Under dunque sempre più protagonista di questo rilancio della Roma alla terza vittoria consecutiva e adesso momentaneamente terza in classifica a più 2 sull'Inter che giocherà stasera contro il Genoa. Te Corsini.